Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo video è un video velocissimo solo per informarvi che da oggi potete andare a stampare il nuovo QR code dei vostri droni. Avete tempo fino alla fine di gennaio per andare ad appiccicare questo nuovo QR code, o meglio questo aggiornamento al QR code, perché il QR code è ancora quello del vostro drone che avete registrato, solo che nel riquadro che andrete a stampare qua in alto avrete il vostro codice operatore EASA, quindi il QR code rimane lo stesso, solo che sopra avete anche il codice operatore EASA, o altrimenti il codice operatore EASA potete appiccicarlo separatamente, l'importante è che ci sia. Ma una cosa che è rimasta uguale a prima, oltre al QR code che è rimasto tale quale, è il fatto che il drone va registrato e va pagato la cifra di 6 euro per la registrazione. Io l'avevo detto qualche video fa che sarebbe probabilmente rimasto così, che avremmo dovuto continuare a pagare per i nostri droni, me ne avete scritte un po' di ogni, che non avevo capito niente, che adesso non si sarebbe più pagato per i droni, che i droni sotto i 250 grammi non dovevano avere il QR code. Questo è vero se non hanno la fotocamera, proprio perché se noi andiamo a leggere all'interno della pagina delle tariffe di D-Flight è ben chiara la dicitura che dice droni sotto i 250 grammi senza fotocamera, quindi un Mavic Mini ha una fotocamera, e che fotocamera? Quindi paga 6 euro e ci va messo il QR code. Infatti se noi entriamo nel nostro profilo di D-Flight abbiamo ancora la possibilità di registrare il drone, comprare i D-Coin e poi attivare il drone utilizzando i D-Coin che abbiamo acquistato, quindi pagando 6 euro per drone. Quindi per adesso non è cambiato assolutamente niente, poi non so se in futuro cambierà qualcosa, ma adesso è ancora uguale, è cambiato solo appunto la dicitura qua sopra, che adesso abbiamo il nostro codice operatore EASA, ma il QR code va ancora creato registrando il nostro drone e attivando il drone pagando 6 euro, perché la registrazione del drone è gratuita. Però il drone viene registrato, ma per avere il QR code il drone va attivato. Per attivare il drone dobbiamo pagare 6 euro e quindi il drone viene attivato e viene creato il QR code che andremo a appiccicare sul drone. Quindi alla fine per adesso c'è ancora da pagare questi 6 euro. Alla faccia di chi mi diceva che non avevo capito niente, che alla fine non si sarebbe pagato e tutte queste cose che mi avete scritto nel video in cui avevo detto che si sarebbe comunque continuato a pagare, perché comunque siamo in Italia e qualcuno ogni tanto se lo dimentica. Quindi ragazzi, spero che questo video informativo su questo nuovo QR code che dovete andare a stampare, o meglio su questo aggiornamento al QR code che andrete a stampare per appiccicarlo sui vostri droni, vi sia stato utile. Mi raccomando, dovete farlo entro la fine di gennaio, di andare a appiccicare questo nuovo QR code, che ovviamente è gratuito per chi l'ha già registrato, deve solo ristampare. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciatemi un grosso pollice su se il video vi è stato utile, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, stampe 3D, quindi seguitemi anche lì se vi va, e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao ragazzi!